Buongiorno ragazzi. Allora, cominciamo. Oggi siamo tutti qui per intitolare la biblioteca scolastica a Gustavo Muratti. Intanto ringraziamo la moglie e la figlia che sono qui. I familiari, i cugini che hanno voluto essere presenti in questa occasione particolarmente importante per noi e credo anche per loro. Adesso vi spiegherò come è organizzata questa mattinata. Abbiamo invitato tanti amici e colleghi di Gustavo Muratti, abbiamo invitato colleghi di scuola di Gustavo Muratti che poi interverranno e ve li presenterò uno ad uno al momento opportuno. Ma intanto due parole per inquadrare la figura di Gustavo Muratti, prima di lasciare la parola alla dirigente scolastica per i saluti. Gustavo Muratti intanto era un professore di questa scuola, professore di lingua francese, insegnato a lungo in questa scuola. Ed è anche per questo che abbiamo deciso di intitolare la biblioteca scolastica a Gustavo Muratti. Ma non solo per questo, abbiamo deciso di intitolare la biblioteca a Gustavo Muratti perché ci sembrava giusto, semplicemente perché è giusto così. Gustavo Muratti era una colonna portante di questa scuola, un insegnante di lingua francese ma anche una colonna portante, uno dei, si può dire, dei fondatori insieme ad altri di questa scuola, che ha avviato una tradizione particolare della scuola media di Chiavazza, anzi il nome Nino Costa lo dobbiamo in buona parte a una sua intuizione, un suo suggerimento. La scuola media di Chiavazza si chiama Nino Costa proprio perché lui suggerì, fece questa proposta a suo tempo. Gustavo Muratti professore, ma non solo professore, per questo ci sono tante altre persone che lo ricorderanno insieme a noi. Studioso linguista, studioso di lingue, soprattutto studioso di lingua francese e di tutte le lingue delle minoranze, a partire dal piemontese, ma non solo, l'occitano. Noi abbiamo invitato un rappresentante della Cadda Studi Piemonteis, abbiamo invitato un rappresentante del Centro Studi Valser, perché lui era uno studioso anche di lingua Ticciu, la lingua dei Valser, qui la minoranza linguistica che abita sulle alte propaggini del Monte Rosa. Quindi studioso di lingue, e di lingue delle minoranze, e di cultura delle minoranze, di tradizioni delle minoranze, ma non solo, fondatore, animatore del Centro Studi Fradolcino, quindi ha dedicato buona parte della sua opera a ricordare la figura di Fradolcino e degli eretici che con Fradolcino furono catturati proprio qui vicino, non lontano da qui, in Valsesera, tra la Valsesera e la Valsesia, e che per esempio la compagna di Fradolcino trovò la morte proprio qui, uccisa nel 1307 lungo il torrente Cervo. C'è una lapide, un monumento che lo ricorda. Benissimo. In più, non solo, ecco, aggiungiamo anche giornalista, militante e dirigente politico, socialista e ambientalista, quindi una figura poliedrica. Uno spirito, io lo sintetizzerei così, però sostanzialmente uno spirito libero e indipendente, un intellettuale militante, ed ecco che vediamo il titolo del nostro breve incontro. Abbiamo intitolato questo incontro l'itinerario di un inquieto intellettuale di provincia. Lo spieghiamo brevemente. L'itinerario è un viaggio, a noi piace pensare alla vita di Gustavo Muratti come un viaggio. Un viaggio nella cultura, un viaggio nella vita. Inquieto, inevitabilmente inquieto, perché si poneva sempre delle domande, dei nuovi traguardi, non era mai vago, desiderava andare sempre oltre, la ricerca era il fondamento della sua vita. Credo che non si offenderebbe se si sentisse definire di provincia, perché lui ha sempre giocato la provincia contro la metropoli, ha sempre giocato alle minoranze contro le maggioranze, o quantomeno ha cercato sempre in tutta la sua vita di tutelare le maggioranze, di stare dalla parte dei più deboli, di chi non ha voce,
Non a caso qui, ecco, allestiremo una specifica sezione della biblioteca proprio a libri di e su Gustavo Buratti. Ne vedo uno che ci è stato donato, adesso non ricordo più se dal centro studi Fradolcino, la Sun Senenta Iela Lenga. È dall'associazione. È da, sì. Non lasciamoci tagliare la lingua, a tutela della lingua delle minoranze. O anche, mi piaceva questo titolo, che invece raccoglie i suoi articoli, diciamo, di carattere politico, di carattere civile, Parler en salita, parlare controcorrente. Questa è un po' la cifra dell'attività e della vita, della militanza, non so, mi verrebbe da dire della militanza culturale. Gustavo Buratti era in grado di mobilitare le coscienze, e ne ha mobilitate tante. Da questo punto di vista era un leader, mobilitava le coscienze, era capace di mobilitare se stesso e mobilitare anche gli altri. Io, prima di presentarvi gli ospiti, ho ancora una piccola sorpresa da farvi. Bruna, la moglie di Gustavo, mi ha consegnato l'ultima lettera che Gustavo scrisse ai suoi allievi, nella primavera del 1994. L'ho letta, è una lettera commovente, è un manifesto, non è una semplice lettera agli allievi, è un programma. Dentro è contenuto il mondo di Gustavo Buratti, è un inno alla vita, è certamente ricca di sentimento, di amore per la scuola, quindi per il mestiere che ha fatto per tanti anni, che ho visto protagonista in questo istituto, di amore per i giovani, per i ragazzi, di amore per la pace, E per questa ragione, con il consenso di Bruna, vi leggerei alcuni brani di questa lettera per concludere questa breve introduzione, che è particolarmente, secondo me, è anche un programma per noi, nel senso che contiene delle utili indicazioni. Quando dico per noi insegnanti e per noi scuola, quindi anche voi studenti, contiene qualcosa di più, non è una semplice risposta a una serie di letterine che gli allievi dell'allora terza A indirizzarono al professore. In quel momento Gustavo Buratti era in ospedale, aveva appena subito un intervento chirurgico rilevante, i ragazzi scrissero dei biglietti, delle letterine, naturalmente augurando al professore pronta guarigione. In più, ovviamente, facevano riferimento ad alcuni aspetti del suo carattere, normale però, cose normali, per esempio il professore, come esattamente come il vostro professor Zola e tanti altri, urlava ogni tanto in classe, batteva i pugni sulla cattedra, ma cose normalissime. E poi i ragazzi nelle loro letterine fanno riferimento anche a un viaggio. Gustavo Buratti, insieme a tanti insegnanti che vedo qui presenti, all'epoca avevano dato vita a una sorta di gemellaggio tra la scuola media di Neocorte e una scuola di Avignone, una scuola media, diciamo, francese di Avignone. E quindi frequentemente andavano, ricevevano delegazioni in questa scuola, andavano ad Avignone, in Provenza, eccetera. E allora, naturalmente, in questa lettera Gustavo Buratti farà riferimento sia a questo aspetto, diciamo così, del suo fare scuola, battere i pugni, ogni tanto urlare, mettere qualche nota, cose normalissime, sia naturalmente a questo viaggio, a questo prossimo viaggio ad Avignone, che purtroppo lui non avrà poi modo di compiere. E ve la leggo. Naturalmente, ecco, aggiungo ancora una cosa, è rivolta ai ragazzi di questa terza, ma in realtà è rivolta a tutti i giovani, e quindi potrebbe essere rivolta anche a voi. È rivolta a tutti i giovani, di tutte le età, di ogni genere. Alla magnifica terza A della Nino Costa, Biella Chiavazzi, Veruno, Pasqua 1994. Cari ragazzi, ho ricevuto qui il vostro mazzolino di lettere e ve ne ringrazio a cuore aperto.
Le vostre parole mi sono di grande conforto perché testimoniano che, malgrado le mie urla e intemperanze varie, ma non mi ero mai accorto di aver addirittura preso a pugni la porta, quando è successo? Malgrado ciò, dicevo, avete saputo riconoscere l'amicizia e l'affetto. Sì, l'operazione è andata bene, ma è stata una botta pesante, come se fossi stato travolto a sciabolate da uno squadrone di ussari a cavallo. Ho un lungo taglio verticale sullo stomaco, cucito come il cuoio di un pallone da football, e un'altra sciabolata dal ginocchio allo stinco, dove mi hanno prelevato la vena che hanno poi innestato nell'arteria vicino al cuore. Ora sono ancora dolorante. Le ferite bruciano come quando si è stati fortemente scottati dal sole e la pelle tira. Le ossa delle spalle e della schiena fanno male come se avessi buscato un sacco di legnate. Probabilmente sono quelle che i molti miei avversari politici mi hanno augurato. Spero che tra costoro non vi siano anche allievi ed ex allievi incattiviti dalle mie note o da voti negativi. Adesso mi trovo qui, in un luogo sereno, nel verde, c'è un vasto giardino per fare lunghe camminate, dove vengo messo a punto, proprio come un motore di auto rimesso a nuovo dal meccanico. È un po' come a scuola. Ho un orario pieno, ginnastica, soprattutto respiratoria, ciclette, psicologia, rilassamento, controlli medici. Non si sa quando avrò terminato. È un po' come il gioco dell'oca. Andavo avanti spedito a pieno punteggio, ma l'altro giorno sono caduto in una casella perversa e così ritorno all'inizio, proprio quando credevo di essere giunto all'uscita. Infatti dovevo fare l'ultima prova, quella detta dello sforzo, cioè ciclette in salita, tapis roulant sempre più veloce, ma prima ancora di iniziarla, alla verifica della pressione sanguigna, ho segnato valori così alti che i medici mi hanno di nuovo messo a letto con la flebo e le misure antinfarto. Devo ricominciare da capo. Accidenti alla mia emotività. E dire che non ho urlato né picchiato i pugni sui tavoli e porte. Certo che se io facessi leggere le vostre lettere ai miei dottori qui, loro si spiegherebbero tutto e imputerebbero a quelle intemperanze tutti i miei malanni. Ma a tal proposito sarà bene che io mi spieghi con voi, ragazzi che avrei voluto accompagnare sino alla licenza media, coronando la fine di un triennio con il viaggio alla scoperta di quella Provenza luminosa che è sempre stata per me un paese di sogni, una patria scelta, una miniera di risorse per riprendere forza e coraggio nel cammino della vita. Eravate voi della terza A predestinati comunque ad essere i miei ultimi allievi, ma non sarebbe dovuto finire così, con un'interruzione indipendente dalla mia volontà. Un conto è lasciare perché stanchi e delusi, un conto è essere obbligati ad andarsene. Sono sempre stato insofferente ad ogni imposizione. Comunque, ragazzi, scrivo a voi come se mi indirizzassi contemporaneamente a tutti i miei allievi, iniziando dai primi che incontrai a Prai. Le urla. Ecco, vorrei soprattutto non essere confuso con un graduato che intende imporsi prepotentemente alle malaugurate reclute. Non sopporto nulla degli usi, della maleducazione, degli stili militareschi da caserma. A ben guardare, quelle mie urla, diventate più forti e anche più patetiche negli ultimi miei anni di scuola, non hanno nulla da spartire con il comando, ma piuttosto con la disperazione. È una parola grossa, lo so, eppure di ciò che si trattava, magari a livello di inconscio. Disperazione di non riuscire a coinvolgervi in quanto vi presentavo,
di non essere capace di essere con voi, uno di voi, ragazzo come voi, di riuscire miracolosamente ad annullare quel mezzo secolo che ci divide. Se fossi riuscito a coniugare la mia lezione con le vostre sensibilità, avrei potuto azzardare un corso di francese divertente, allegro, spiritoso, come soltanto troppo raramente è successo, per brevi momenti, come finestrate di sole in un cielo plumbeo e carico di elettricità che esplode troppo frequentemente in fulmini, lampi e tuoni. Con voi ho incontrato praticamente le stesse difficoltà avute con i miei figli. È stato impossibile entrare nel loro mondo, ridiventando il ragazzino insofferente, curioso, permaloso, libero, che anch'io sono stato, quando andavamo a bagnarci nella Chiebbia o al Borgo Moro dell'Europa, o a esplorare la Bertamelina, o a scivolare sul ghiaccio e sulla neve nelle stradine, o a pescare con le mani nei pressi del Moulin di Rati. Niente da fare. Il Gustavo di allora non è riuscito ad essere compagno dei ragazzi di oggi, o professore o allievo. Non sono riuscito a confondere i ruoli. E così, ragazzi, le mie urla sono molto più simili a quelle di un lupo che ulula alla luna, richiamo misterioso e irraggiungibile, piuttosto che all'abbaiare di un cane da guardia ringhioso. Sono riuscito a spiegarmi? Vi chiedo comunque scusa se vi ho dato l'impressione di essere intollerante, addirittura violento. Se un messaggio posso ancora darvi, sia quello opposto, di riuscire ad essere pazienti, di scoprire nel contraddittore ed anche nell'avversario qualcosa di positivo. È soltanto così che potremo dare un contributo reale alla pace. Come insegnante di lingua straniera vorrei spronarvi a trovare nella diversità quanto di più interessante la vita può offrire. Se non siamo capaci di trovare stimoli di ricerca in quanto ci circonda, il viaggio in paesi lontani non ci offrirà nulla e risulterà così una banale e inutile fatica. Fate dunque tesoro di questa vostra prima esperienza di viaggio all'estero. Osservate attentamente tutto quello che incontrate, iniziando a guardare fuori dal finestrino del treno, e cercate di diffondere intorno a voi un'atmosfera di simpatia, anche se vi capitasse di incontrare ragazzi chiusi o addirittura antipatici, che fanno pesare la vostra estraneità al loro ambiente e alla loro cultura. Sono certo che saprete superare bene questo esame, non meno importante davvero di quello che farete a giugno. Il vostro professore Bulatti purtroppo non sarà con voi, ma vi seguirà con il pensiero e con tutto il suo affetto. Vorrei che anche voi vi uniste a me nel ringraziare particolarmente i professori che hanno preparato questo viaggio, la professoressa Barbara e la professoressa Mariuccia. Mi raccomando di comportarvi bene con la nuova insegnante di francese. Salutate per me ad Avignone la professoressa Genevieve, insegnante di italiano, e Annine, professoressa di francese, storia e geografia, che hanno sempre attivamente collaborato per questo scambio culturale. Ricordate che io sono vostro amico, sempre a disposizione se potrò essere utile negli anni futuri, a cominciare dal tradurre eventuali vostre lettere, anche intime, vi do la mia parola, che manterrò il segreto d'ufficio. Vi abbraccio forte tutti, Gustavo Burazzi. Bravo, Tano. Adesso passo la parola alla professoressa Vinès, la preside del nostro istituto. Per il buongiorno, ovviamente passa la parola a me per mettermi in crisi, perché dopo tutto quello che ha detto diventa difficile aggiungere qualsiasi cosa. Io posso soltanto ringraziare la famiglia che appunto sta partecipando, gli amici del professor Burati che sono qui, ringraziare tutti gli insegnanti della scuola che si sono impegnati per organizzare questa mattinata.
non aggiungo niente a quanto ha detto il professore rispetto alla figura del professor Buratti, perché lui ha già detto molto e perché io personalmente non l'ho conosciuto tanto da poterne parlare, ne ho conosciuto quel poco che si poteva conoscere a livello di figura ufficiale. Invece voglio dire una cosa, a questo personaggio viene dedicata una biblioteca. La biblioteca è un pezzo importante della scuola, ci sono i libri, anche in un'epoca di internet, Wikipedia e qualunque altra cosa di questo genere, i libri su carta hanno ancora un loro valore importante. E se vogliamo vedere un'altra cosa, il fatto che il professor Buratti si sia occupato di dialetto piemontese, di Fradolcino, di tutta una serie di argomenti che sono legati al nostro territorio, che da un certo punto di vista potrebbe far pensare a chiudere invece che allargare, bisognerebbe allargarsi al mondo, lui invece si è chiuso in un piccolo pezzo. No, è molto importante conoscere il vicino per poter conoscere anche il lontano, quindi una cosa non esclude l'altra. Io con questo invito i ragazzi a fare buon uso di queste e di tutte le biblioteche del mondo e di far buon uso della conoscenza del loro territorio prima di tutto, per poi potersi allargare agli altri territori e quindi avere una forte base culturale propria, così solida che può permettersi di affrontare le culture di tutti gli altri e di conoscerle, di affrontarle, di apprezzarle e di valorizzarle, perché è un mondo sempre più aperto a tutti e quindi apritevi anche voi a tutti. Ringraziamo la preside. Abbiamo invitato anche le istituzioni, abbiamo invitato il comune di Biella, il sindaco, poi voglio dire due parole. No. Allora, il sindaco oggi è impegnato, c'è la festa dell'arma dei carabinieri, quindi però ci teneva ad essere presente, purtroppo non potrà essere presente, ma manda i suoi saluti, mi ha pregato di salutare tutti da parte sua e da parte della città di Biella. Abbiamo invitato anche l'assessora alla cultura, Teresa Barresi, che per la medesima ragione non sarà presente, e la senatrice Nicoletta Favaro, che anch'essa per la medesima ragione, festa dell'arma dei carabinieri, non potrà essere presente. Però abbiamo una consigliera comunale che forse può rappresentare il comune, Greta Cogotti. Ex allieva. Infatti, questo mi scenderanno le lacrime perché... Io sono nata e cresciuta qua e scusate, sono troppo emozionata perché... È la prima volta che parlo in pubblico, permettetemi di dirlo ai miei cittadini perché appunto sono nata e cresciuta qua. E ho fatto le scuole medie qui, infatti appunto il professor Strobino è stato anche il mio professore, c'è la professoressa Gianchino che era la mia professoressa di inglese che ormai è in pensione, così come anche gli altri insegnanti che ho avuto. Sono contenta di essere qua e proprio perché la biblioteca è un luogo importante. Io